Attenzione Omar, siamo qui sulle Ande, come vedete, a Colquero, è difficile anche pronunciarlo. È un piccolo paesino qua delle Ande, e guardate in che condizioni possono vivere. E qui, no, si continua la nostra campagna della salute, dove Norbina, il medico di turno, insieme a Dario e a Mattia, operano per aiutare questa gente nelle loro piccole malattie, quindi danno farmaci gratis e cure gratis. Grazie agli amici del Perù di Lucca che possono operare in queste zone. E qui si opera davvero, siamo in un campo, le diagnosi le fanno dentro un campo perché non c'è alternativa, non ci sono fondi, non c'è niente, ma questa fondazione qui, no, opera continuamente, senza aver paura di niente e di nessuno. Sarebbe la campagna della salute degli amici del Perù di Lucca. Ecco il medico, Norbina, ultima regina Incas, che aiuta veramente il suo popolo, non è che scherza. I fondi vengono utilizzati per medicinale e tutto quello che concerne il bisogno di queste popolazioni qua. Abbiamo anche Dario e Mattia, che sono, Dario è, diciamo, un medico, aiuto medico, ma sarebbe un infermiere. E poi abbiamo Mattia, anche lui, conoscitore della lingua e un distributore dei farmaci che sono tutti gratis, grazie alle vostre donazioni. Quindi, come vedete, qui non stiamo scherzando, stiamo facendo veramente un lavoro di aiuto a queste popolazioni che vivono qui sperdute nelle Ande. Fate conto che siamo quasi a 4.000 metri qui. E questa gente qui, diciamo, ha un po' bisogno di tutto, perché le malattie, quelle che noi curiamo con pochi soldi, qui non hanno neanche quelli per curarsi. Quindi se non ci fosse Norbina che porta i farmaci di prima necessità, questa popolazione sarebbe in condizioni molto più disagiate di ora. Quindi ora qui abbiamo Maurizio, e Maurizio anche lui è un esponente di questa associazione, diciamo, è il marito di Norbina che c'ha da dirci qualcosa. Secondo te, no? No? Cosa avete bisogno? Ecco, in questo istante è arrivato un personaggio qua, guardate, c'è un machete dietro e è venuto qui. Notate i piedi? Io penso che qui la gente si lavi una volta ogni. Mai, mai, non si lava mai, mai. Purtroppo un po' per il freddo, un po' per il problema dell'altura, un po' anche proprio per, diciamo, per costume, come dicono qui, per abitudine. Ma diciamo, cosa hanno bisogno voi amici del Perù? Veramente di cosa avete bisogno? Qual è l'aiuto che vi aspettate da tutto il mondo? Perché poi è semplice, no? L'aiuto da tutto il mondo non si chiedono grandi Noi cose. si chiede più che altro anche volontari che possano venire a darci una mano, chiaramente, dove è possibile poter portare anche qualcosa, ma non è così facile poter portare le cose qua. Quindi, non so, uno può venire, dare una mano Aiutare come fa come Dario, fa come Dario, fa per Mattia, esempio, e ecco. chiaramente purtroppo si casca sempre anche in cose banali, ma è ovvio che È per mettere logico. la benzina ci vuole soldi, per esempio, ecco, quindi un aiuto economico è sempre ben visto, Quindi, dove è possibile, ecco. chiaramente. Quindi se volete che questa cosa abbia un seguito, un continuo, ragazzi, tirate via tanti soldi. Una mattina, invece di fare colazione, pensate a queste popolazioni, perché un euro, no, non è niente. Fate conto te, 5 milioni di persone che danno un euro, a questa associazione gli arrivano 5 milioni di euro. Quindi qui, invece di essere in un campo dove lo vedete, ci sono escrementi, loro avrebbero costruito, diciamo, un centro dove poter operare nella massima sicurezza e nel massimo igiene. Quindi qui ci vogliono effettivamente soldi se si vogliono aiutare queste popolazioni. È inutile chiedere un'elemosina, niente, niente di più. Qualcosa per far continuare questa gente volontaria che non prende una lira, ragazzi, questi volontari non prendono una lira, anzi a volte pagano, capito? E i mezzi di prima necessità, diciamo, è logico, un pranzo e un luogo per dormire, bisogna darglielo. Quindi guardate dove siamo, sulle Ande, quelle lì sono le Ande, sono vette di oltre 4.000-5.000 metri.
perciò una mano sul cuore e ragazzi, date qualcosa, datemi retta, mandate all'associazione Amici del Perù. E lo so che c'è tante popolazioni da aiutare, ma io sono venuto proprio qui per rendermi conto che veramente questa gente faceva il suo dovere, e ve lo garantisco io, lo fa davvero. Guardate come si opera qui, gli Amici del Perù di Lucca, guardate quell'infermiere lì, come è costretto a operare qui in questa zona, per queste piccole malattie che vengono curate qua, sulle alture delle Ande qua, a oltre 4.000 metri in Perù. Lì sta facendo una puntura, guardate in che condizioni bisogna operare. Comunque questa gente va avanti, non ha problemi, non ha paura di niente e di nessuno. Sanno che fanno del bene, hanno portato benessere, hanno tolto parecchie malattie che non riuscivano a debellare, piccole malattie. Poi la dottoressa fa le diagnosi. Queste diagnosi, se sono curabili, ci pensano gli infermieri e qua, e danno i farmaci gratis. Se sono incurabili, è logico che devono andare a Cusco e curarsi veramente in altre strutture. Comunque qua, come vedete, siamo proprio operativi al 100%. Non ci sono problemi. Qui bisognerebbe fare dei piccoli centri dove l'igiene, dove poter costruire magari qualche piccolo ospedale da campo, e poi questi volontari ci penserebbero loro a venire qua e a distribuire farmaci e fare diagnosi e curare quelle piccole malattie possibili. Perché qui per andare in città non è che ci vuole un'ora, per andare in un ospedale prima di tutto ci vuole soldi, e poi qui come minimo sono sempre quelle 3, 4, 5 ore. Quindi la gente non è che sia tanto propensa ad andare in un ospedale, cerca di curarsi da sé, e poi è logico, si creano dei disastri. Mentre grazie qui a Maurizio, sua moglie Norbina, no? Che sono diciamo i fondatori degli Amici del Perù di Lucca, guardate che ci vuole costanza, ci vuole veramente costanza e ci vuole veramente passione, amare veramente questo popolo per fare quello che fa Maurizio e Norbina. Perché nessuno, io penso, avrebbe fatto, cioè, sono 3 giorni che noi camminiamo su per le montagne. Grazie Claudio, ragazzi, sono giovani questi ragazzi. Grazie a Mattia e Dario, ragazzi, Dario è giovane, Mattia è giovane, sono 2 italiani. E sono qui, ci avete detto qualcosa? Te che diresti? Mettiamo calma, perché lo fai? Per aiutare le persone, perché capito? Stanno soffrendo. Stanno pagando le conseguenze di quello che causiamo noi in Italia, in Europa. Capite? Non hanno nessuna colpa qua, quindi almeno compensiamo. Hai capito? Grazie. È come fosse un Dio in terra che riscatta i peccati originali, capito? Si è fatto crocifiggere e lui per riscattare i peccati nostri, della nostra società, eccolo qua. Attento Mattia, vogliamo sentire anche la tua, Anche la tua. Te come mai sei qua? Perché mi trovo bene in questi villaggi, in questa comunità, le persone posso essere d'aiuto e al tempo stesso ricevo anche da loro a livello di umanità. È vero che queste associazioni qui, sei venuto qui e sei diventato ricco? Sì, come si può vedere dalle scarpe rotte. Ragazzi, avete capito, no? Questo si chiama volontariato, no? Il volontariato che noi facciamo a Lucca, là col caffè, ogni tanto una cena e via. Hai capito? E poi secondo com'è, se non hai voglia vai a casa. Qui sei in campo, quindi devi combattere, devi rimboccarti le maniche e darti da fare. Qui non ci sono storie. Quindi questi ragazzi qui, tanto di cappello, ce ne fossero tanti come loro. Hai capito? Grande Mattia. Ecco, ora c'è Maurizio. Potete fare come fece per esempio Angelo D'Arrigo, il povero Angelo D'Arrigo, che nella nostra comunità dove abbiamo la base è riuscito a costruire, tu l'hai visto, sì, sì, un piccolo centro di salute che però per noi è una base più che funzionale. Poter fare come ha fatto lui, entrare in questi piccoli villaggi, poter fare perlomeno un piccolo edificio che ci possa fare appunto da base, anche questo sarebbe proprio un sogno, ma speriamo, chissà, magari io una voce la dico, però sai, vediamo.
Non è detto, perché ora con questo filmato penso che la sensibilizzazione della gente ci sia. Ora non dico di fare come Mattia e Dario, che diciamo danno la loro vita, capito? Danno, sì, perché praticamente siete qua a fare un lavoro che nessuno, insomma, va imposto. È vostra spontanea volontà, capito? Quindi bisogna aiutare anche Dario e Mattia. E perciò ragazzi, mano al portafoglio, e alternative le trovate? Se trovate un'alternativa di non dare soldi, è ben accetta, portate cemento, portate mattoni, portate camion, ruspe, quel che vi pare, a noi sta bene tutto, però purtroppo, bravo, tegole, mattoni, ogni ben di Dio, a costruire ci pensiamo noi e la gente del villaggio, se però tutto ciò non è possibile, mano al portafoglio ragazzi, datemi retta. Amici del Perù di Lucca, lo troverete sicuramente su internet. Andate lì, trovate tutto dove dare, fare, hai capito? E aiutiamola questa gente, datemi retta, che ne ha bisogno. Anzi, vi dirò una cosa in più. Queste persone, da Maurizio, Norbina, Mattias, Dario, ce ne sono sempre meno. Quindi cerchiamo di rafforzare anche loro, di dargli un qualcosa perché il loro ideale sia più valido e che possano veramente operare. Perché ragazzi ce ne sono pochi, gente giovane, perché non sono vecchi, eh? Guardate bei ragazzi che sono, hai capito? Ora lasciamo perdere Mattia, che insomma si è abbandonato a se stesso. Comunque, rimesso a nuovo, è un bel ragazzo, non è mia che è brutto. Dario, ve lo dico, è un bel ragazzo, eccolo lì. E quindi mettiamo, e poi quel che c'è di bello qui, nella massima... Che con un colpettino di forbice e una passata di bruschino tornano nuovi. E poi quello che c'è di bello, ragazzi, in questo malessere, in queste malattie, in questo disagio, eccoci qua. Siamo qui a ridere, a sorridere insieme a questa popolazione. Ora, avete visto, Dario si è preparato, sta preparando la sua puntura. In maniera poco professionale, ma si fa quel che si può. Ragazzi, la colpa non è di Dario e di Mattias, e neanche di Norbina e di Maurizio. La colpa è vostra, che ho dato una lira. Perciò tirate fuori i soldi e vi facciamo vedere che effettivamente, no, nei prossimi giorni, quando abbiamo veramente qualche contributo da poter operare più dignitosamente, noi faremo e ve lo dimostreremo, perché vi faremo vedere quello che facciamo, come stiamo facendo ora. Perché poi Andrea ha promesso che torna dopo. Io torno a controllare, ragazzi, se si riesce a ottenere qualcosa, io sono quassù per controllare da parte degli italiani, di chi veramente manda i loro contributi. E vogliamo volentieri, perché insomma, io ti conosco, poi con mio cugino che ci ha presentato, sei una persona, non è che ti voglio leccare, però sei una persona no. Che quando dice una cosa è quella e non si va... Ha capito, ecco. Ora, ragazzi, io vi faccio vedere Maurizio cosa sta facendo, Guardate qua, questa è un'altra ragazza operatrice che lavora non sempre insieme a noi, eccola qua. E poi guardate Maurizio cosa sta facendo. Io ora mi allontano un attimino per la dignità delle persone, ma questo è quello che colpisce. Questo è quello che colpisce la gente, ragazzi. Solo in questa maniera si può sensibilizzare veramente le persone, perché se non vedono, mi dispiace, ma non credono. E qui ecco il punto in cui bisogna vedere, perché vedendo questa cosa vi potete rendere conto cosa vuol dire operare in queste condizioni, ma operare davvero, medicare, capito? Quindi noi siamo qua in prima linea e quindi ecco Dario, infermiere professionale, che è venuto qui a dare una mano e sta facendo una puntura sulla diagnosi di Norbina, quindi un pochino di benessere penso che lo risolva, dermatiti, roba varia, dolori, artrosi, ogni ben di Dio, che solo con i farmaci si riescono a alleviare, a volte anche a guarire. Questo è tutto gratis, gratis i volontari, gratis i medicinali, è tutto gratis. Comunque ragazzi, eccoci qua, io finisco il dialogo perché sennò diventa troppo lungo e qui vi do un saluto, vi do un saluto, anche questi sono operatori. Andrea, qui. Vale,
che ci aiutano, eccolo qua, che ci aiutano qua in Perù. Anche lei, e come ti chiami? Avete capito, no? E siamo qui sulle alture del Perù, eccole qua. Ha parlato in quechua la signorina. Ha parlato in quechua. Nella lingua originale degli Incas. La lingua originale. Diciamo. Quindi io non ho capito niente, comunque in pratica da, che da ha detto? Parte anche della provincia di Paruro praticamente. Ah. Sì. Anche loro peruviani ci ringraziano, capito? Grazie a Maurizio. Che si dà da fare veramente, si rimbocca le maniche. Lui è un'altra persona molto importante per noi, perché c'ha, quassù poi dopo lo vedrai più avanti, lo vedrai, si chiama Wilber, è un ingegnere, è responsabile della Casa Tambo. La Casa Tambo è uno dei sogni che ci piacerebbe avere in tutti i villaggi. Lui riesce a raccogliere 3-4 villaggi intorno e praticamente è una casa fatta dal ministero, per fortuna quella, e lui è responsabile. E lì abbiamo un ambulatorio, abbiamo dei bagni, abbiamo una cucina, ci sono dei posti per dormire. È un punto di riferimento per quelle altre comunità che tra poco visiteremo. E grazie alle donazioni di chi è? No, in questo caso lui è opera dello Stato, dello Stato peruviano. Questo. Quindi lo Stato peruviano sì, ha in collaborazione gli amici del Perù di Lucca. Esatto. Ragazzi, di Lucca, ricordatevi, gli amici del Perù di Lucca. Esatto. Andate sul sito e trovate tutto lì dove donare. Avete però capito? Anche lui sta andando avanti con molte difficoltà, perché purtroppo come cambia una bandiera qui, cambia un chef di Stato e vanno quasi in abbandono e deve rifare tutto da capo. Non è facile per lui la vita qui, posso garantire. Sono missioni. Però per ora resiste. Sono come missionari, testa bassa e avanti. Sì, un ringraziamento da tutta Italia, te lo diamo. Da tutta Italia ti ringraziamo per quello che tu fai. Sì, no, te agradezco da parte di tutta Italia per quello che stai facendo. Muy bien, Andrea, más bien gracias por tu visita acá. Y acá estamos ya años nos conocemos con quindi, Mauricio che trabaja en la MISI. Ti ringrazio, sono tanti anni che ci conosci con noi. Estamos y estamos ahí siempre trabajando coordinadamente, ¿no? E sempre lavoriamo tutti gli anni insieme, quando è possibile, chiaramente, no? Quando è possibile, sempre Mauricio es un amigo. Y también es integrante de este distrito de Pacaretambo. Sono un amico e sono già una parte, diciamo, integrante di questa comunità di Pacaretambo. Grazie a tutti e guardate dove siamo qui. Siamo sulle vette delle Ande. Qui siamo oltre quasi a 4.000 metri e qui vengono a operare quassù. Oltre 3.500, capito? Perciò una mano la aspettiamo anche da voi.